Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi mostreremo la nostra guida alternativa su cosa fare in 48 ore a Parigi. Esatto! Siamo appena arrivati a Saint-Hyères e andremo nella pasticceria più antica di Parigi. Questa pasticceria si chiama Stockfer, scusate la pronuncia ma è un po' complicata, e il fondatore era il pasticcere di Luigi XV e lui è anche il creatore del babà al rum, quindi andremo a assaggiare proprio il babà al rum. La storia della verità è più complicata, dice che un suo familiare è stato il creatore del babà al rum e lui gli ha dato, la forma che attuale che conosciamo. Sì. Esatto. E quindi assaggiamo questo babà al rum. C'è molto di rum. È buonissimo, è soffice. Il rum non è pesantissimo, è più che altro dolce. Veramente è buonissimo, penso sia uno dei babà rum più buoni che abbiamo mai assaggiato. Abbiamo pagato 5,10 euro. Se venite qua a Parigi, questa è una tappa obbligatoria. Ora ci troviamo a Bois de Vincennes, che è uno dei parchi più grandi della capitale francese e infatti può ospitare tantissime attività, tra cui una in particolare che non vi aspetterete mai di trovare a Parigi e che poi vi faremo vedere. Questo è bello se sei in cerca di un po' di relax, soprattutto vivendo a Parigi, una grande città, ogni tanto serve questa tranquillità, questo silenzio, questa cosa molto rilassante, relax, vieni qua, prendi una barca e ti rilassi. Non potevamo non metterla nella nostra guida. E pensare che questa attività costa 13,50 euro per un'ora, quindi ci sta. Solamente una o due persone, se siete in più costa un po' di più, mi sa 15 euro. Esatto. Dopo aver fatto il giretto in barca ci è venuta un po' fame, quindi abbiamo deciso di fermarci in una pizzeria strabuona che si trova qui a Place de la Bastiglia e ve la consigliamo, fanno tutto a base di formaggio, quindi se amate il formaggio è perfetta. Io ho preso un toast al bacon e lei un toast al tacchino. Bomba. Costa un po', però ne vale la pena. Vi volevamo dare un suggerimento per fare veramente una bella foto con la Tour Eiffel. Venite sul ponte di Bir Hakeim. Come avete visto dalla metro c'è già una bellissima vista sulla torre e in più qua non ci sono turisti, è molto tranquillo e ci sta, c'è una bellissima vista. Ora ci troviamo alla Statua della Libertà, avete capito bene, è proprio la stessa Statua della Libertà che c'è a New York, infatti abbiamo scoperto che il creatore è lo stesso che ha creato la Torre Eiffel, cioè Eiffel, insieme a un altro collaboratore. E abbiamo scoperto anche che ce ne sono 6 di Statue della Libertà qui a Parigi. Questa è quella più conosciuta, quella più famosa, è stata regalata dagli americani ai francesi. E le altre sono in giro un po' per Parigi. Comunque è assurdo che a Parigi ci sia la Statua della Libertà, infatti la prima volta che l'ho scoperto ci ero rimasto tipo malissimo perché appunto non mi aspettavo di vedere la Statua della Libertà in miniatura, diciamo, a Parigi. Ora ci troviamo nella piazza del Palais Royal che sta vicino al Louvre. È molto famosa questa piazza per le sue colonne molto particolari, hanno una doppia faccia, ovvero oltre a quella che vediamo c'è anche la faccia sotterranea che appunto prende il nome in francese dalla doppia faccia. Questa piazza è molto conosciuta dai vari artisti, diciamo, perché vengono qua a fare foto per vari social network, invece è poco conosciuta dalla parte più turistica. Vi consigliamo di venirci, è molto carina, poi qua accanto c'è un bel parco.
arrivare in questa piazza, siamo partiti da Statua della Libertà, abbiamo camminato per circa un'oretta lungo il Senna, dove abbiamo trovato tantissimi bar e ristoranti nella riva, appunto i famosissimi Batomouche, che sono praticamente barche con ristoranti, bar. Poi abbiamo raggiunto i giardini Tuileries, che sono i famosi giardini del Louvre, dove ogni anno l'estate ospita un grandissimo Luna Park, quindi come potevamo non farci un giro. E poi siamo arrivati qua. Per cenare abbiamo scelto questo posto molto particolare perché ti immergi in una realtà completamente giapponese. Infatti merita come posto e fanno un ramen buonissimo. Sono tipo, non lo so, molto gelatinosi, ma sono buonissimi, si sente che sono fatti tipo in casa. E la zuppa di pesce, però non è forte come sapore, è buono, ci sta. Buonissimo. Per questi due bowl abbiamo speso 12 euro a testa, che comunque per essere a Parigi ci può stare. Giorno 2. Per iniziare bene la giornata abbiamo deciso di andare nella pasticceria più famosa di Parigi, che si chiama Du Pain et Dédé. Ed oltre a trovare i classici croissant, pain au chocolat, il dolce più famoso che fanno sono le famosissime escargot, che trovate in tantissime varietà. E molti francesi vengono appositamente qui per assaggiare appunto queste delizie. Abbiamo preso l'escargot al pistacchio, siamo venuti qua sul ponte di Canal San Martin a mangiarla. Spettacolare, molto soffice e il pistacchio si sente, è buonissimo. La vera sorpresa è che al centro c'è il cuore al pistacchio. Veramente buona. Ora ci troviamo alla Muzaglia, che è un quartiere campagnolo vicino al centro di Parigi. Qua è bellissimo passeggiare nelle giornate soleggiate perché è pieno di vie carine, molto campagnole, casette molto carine, stile appunto campagna. E quindi magari è bello venire quando vuoi uscire da un clima caotico parigino e rilassarti un po'. Ora ci troviamo da Bricktop, che è una pizzeria accanto al Canal San Martin, e loro dicono di essere degni rappresentanti del culto del pizzanismo. Quindi ora andremo a vedere se è vero. L'impasto è sottile, la salsa non è fortissima nonostante è praticamente la protagonista della mia pizza ed è veramente buona, degna della pizza italiana. È una vera pizza. Ora ci troviamo al parco Butte-Chaumont e per arrivare qua siamo passati accanto al Canal San Martin, che è un canale molto famoso, un po' simile ai Navigli di Milano. La gente va a fare picnic, a prendere il sole, insomma è un posto da visitare assolutamente. E questo, come l'altro, è uno dei parchi più grandi di Parigi e ospita tantissime attività, come ad esempio il ponte sospeso, che è molto molto figo, una cascata e una vista mozzafiato.
bello di questo parco è che c'è una grotta bellissima, come potete vedere dietro a me, e purtroppo le cascate che non vanno e che sono state trasformate in un campetto da calcio. Ora ci troviamo Grand Boulevard, che appunto, come dice il nome, è uno dei boulevard principali di Parigi, e qua possiamo trovare tantissimi locali, tantissimi bar, tantissimi pub, tantissimi ristoranti dove poter mangiare cose magari tradizionali. In più c'è un grandissimo club che si chiama Rex Club, appunto, è un grandissimo teatro che ospita concerti di un certo calibro ed è un cinema allo stesso tempo. Oltre a questo possiamo trovare l'Hard Rock e due principali gallerie o passage dove poter mangiare e fare shopping. Questi passaggi sono molto belli perché ti immergi in un clima ottocentesco. E a proposito di 800, benvenuti da Sharky Opinion. Per chi non lo sapesse, questo ristorante è stato fondato durante la Belle Époque e la cosa spettacolare è che ha mantenuto il suo arredamento e non hanno fatto modifiche sostanziose, ma hanno cercato di mantenere lo stesso arredo di allora. E quindi ha questo stile unico e appunto è considerato un edificio storico di Parigi. La cosa bella è che il cameriere viene qua e prende la comanda direttamente sul tavolo. Ebbene sì, la scrive direttamente sul tavolo e non so, penso sia una cosa che è rimasta già dall'Ottocento. Abbiamo preso la terrina di campagna e ora l'andremo a assaggiare, non so sinceramente cosa sia, però la cosa particolare è questo piatto è costato solo 3 euro. Penso sia un macinato di diverse carni e fegato insieme, infatti sa molto di fegato, è tipo la coppa italiana. Abbiamo preso uno dei piatti tipici della Francia, ovvero il confit de canard. Lascia senza parole questa carne perché è morbidissima, è molto saporita e veramente si scioglie in bocca. E finalmente siamo arrivati al dessert, la mia parte preferita. Abbiamo preso un profiterol, una specie di biscottone con in mezzo crema chantilly e veramente sembra buonissimo. L'impasto sembra tipo brioche, qui c'è anche un po' di gelato, quindi è veramente buono. L'impasto è quello di un beignet con del gelato alla vaniglia e cioccolato. È un beignet con la chantilly, buonissimo. Ecco a voi la nostra guida alternativa su cosa fare in 48 ore a Parigi. Esatto, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere sempre la notifica sui nostri nuovi video. Esatto, e al prossimo video. Ciao! Ciao.